è uno dei tanti incontri che noi realizziamo qui a Sant'Agata con la Prologo, con l'associazione Sant'Agatesi nel mondo e con il centro studi Calabrius di Sant'Agata. Chiaramente noi diamo sempre molto spazio alla cultura, abbiamo appunto con questi autori che noi invitiamo e che ringraziamo chiaramente della loro disponibilità. Nella prima iniziativa del 2013, ma come diceva Rosario prima, forse avete sentito, tra qualche mese continueremo con queste nostre iniziative. Professor Felli, penso che l'avete sentito prima nell'intervista che faceva, ma abbiamo sentito tutti, quindi è inutile che ci ripetiamo in tutta questa cosa. Io chiaramente vi devo ringraziare appunto il professore della sua disponibilità. Questo incontro avremmo dovuto tenerlo già qualche mese fa, poi c'è stato un impegno e quindi abbiamo rinviato. Ringrazio la professoressa Cavaliere che è sempre disponibile anche a queste nostre iniziative, anche a questa collaborazione con noi, con la Provoco. Insomma, stiamo già realizzando, abbiamo realizzato l'anno scorso il premio Cavaliere, dedicato a Stefano Cavaliere qui a Sant'Agata, dopo già varie edizioni che si sono svolte in altri paesi. Però io dicevo l'anno scorso che probabilmente questo premio, insomma, è arrivato nella sede naturale, che è quella di Sant'Agata, che era appunto il paese dell'onorevole Cavaliere. Quest'anno stiamo riprendendo questa esperienza con la scuola professionale e quindi stiamo andando avanti con varie situazioni. Il sindaco ringrazio come sempre per la sua presenza e prima di entrare appunto in questo libro del professor Felli, io passo la parola al sindaco per i saluti. Buonasera a tutti, un ringraziamento agli organizzatori, quindi alla Prologo, al Centro Studi Calabrius, a Sant'Agatesi nel mondo, che periodicamente organizzano questi incontri. Abbiamo qua l'onore di avere, piacere, l'onore di avere con noi il professor Felli, Fabrizio Felli. Io devo essere sincero, in realtà non lo conoscevo, non l'ho mai conosciuto, oppure ho operato qua nel nostro subappennino, nella scuola, per circa 40 anni, però non ho avuto mai il piacere di conoscerlo. Quando sono stato invitato qua per presenziare a questa manifestazione, sono rimasto, non sapevo niente, ho cercato di documentarmi qualcosa. È stato difficilissimo, tant'è che mi sono preoccupato e ho chiamato Gerardo Lionetti, l'amico Rosario, il quale mi hanno accennato che siamo in presenza di una persona importante, con almeno 20 testate giornalistiche importanti, dal Messaggero al Tempo, la Gazzetta del Mezzogiorno, quindi cioè non anche sia come articolista che come corrispondente, che come redattore, quindi cioè una cosa molto importante. E poi sono gli incarichi pubblici, cioè di una certa importanza, di spessore, per rappresentare i quali ci vuole veramente uno spessore culturale, di qualcosa che potremmo fare qua per questi comuni. E io sinceramente sono a disposizione e ne possiamo parlare tranquillamente. Io, professore, vi ringrazio proprio per aver voluto partecipare a questo incontro culturale quanto prima ci metteremo insieme per cercare di collaborare e di fare qualcosa per questi nostri comuni. Grazie.
Grazie al sindaco per le belle parole che ha voluto dedicare e all'iniziativa e all'amico Fabrizio Ferri. Mi presento per chi non dovesse conoscermi, per qualche foresiero, sono Rosario Brescia e mi occupo spesso insieme all'amico Gerardo Rinetti, alla Bruno Loco, insieme all'amico Nardino Capano, di promuovere iniziative culturali del genere di questa che ci avvistiamo qua questa sera. Sarò molto breve perché non voglio rubare spazio alla professoressa Rina Di Giorgio Cavaliere, la quale avrà come dire, il piacere di presentare questo lavoro del nostro amico Ferri. Però ecco, sia pure brevemente, vorrei un attimo parlare e del libro, ma in maniera, ripeto, molto, molto veloce, e del professor Ferri. Ho il piacere e l'onore di essergli amico da molti anni. Con lui ho fatto un percorso molto lungo rispetto a diverse iniziative, manifestazioni e così via, ma è inutile stare qua a parlare di questo. Piuttosto, ecco, molto brevemente voglio rispondere a una domanda che probabilmente implicitamente qualcuno di voi, molti di voi si staranno a rispetto a quelle che sono le cose che ha detto il sindaco prima, si starà chiedendo chi è Fabrizio Ferri. Fabrizio Ferri è stato preside più volte di diversi istituti scolastici, scuole superiori, Foggia, Bovino e altrove, è praticamente responsabile del premio Livio Tempesta Bontà nella scuola, responsabile regionale del premio Bontà nella scuola, premio Livio Tempesta, e tra le altre cose è anche membro del Parlamento Mondiale per gli Stati per la Sicurezza e la Pace, e ha molti incarichi, come diceva prima il nostro sindaco, per cui insomma stargli ad elencare qua è il rappresentante e il responsabile regionale dell'Accademia Internazionale Città di Roma, e non più tardi di una settimana fa era a Roma in Campidoglio proprio per il premio Livio Tempesta Bontà nella scuola per l'edizione di quest'anno, che adesso non so che edizione era, Fabrizio? 62esimo anno. Ecco, 62esimo anno 62. Che si porta avanti, che lui ovviamente insieme alla direttiva nazionale porta avanti. Vi ricordo che il premio Livio Tempesta gode del patrocinio del Presidente della Repubblica, e quindi è un sì, e quindi è una cosa importantissima. Fabrizio Ferri, insomma, carissimi amici, è lui, è questo giovanotto che vedete a fianco a me. Non ho sbagliato a dire giovanotto, lo ridico, lo sottolineo, perché in questi 86 anni si nasconde la vitalità di un ragazzino. Io lo conosco bene e credetemi, insomma, so quello che dico, è una persona veramente molto attiva nel sociale e in ambito culturale. Sue molto spesso sono iniziative a carattere anche regionali per quanto riguarda proprio iniziative culturali. Per quanto riguarda il libro, non è un libro nuovissimo, nel senso che è stato editato un po' di anni fa ed è la terza edizione che è stata rifatta questa, ed è un libro che è stato adottato più volte negli istituti scolastici, nelle scuole. Il titolo è Luca Russo, l'emigrante, così come riportato sugli inviti, sui manifesti, e è emblematica
emblematico al di là del titolo stesso, che come dire, reca, porta un nome e un cognome, quindi in qualche modo dà quasi una definizione particolare di una persona o di quella che è la sua famiglia, questa immagine molto nota dell'emigrante con la valigia di cartone sotto il pirellone a Milano. E siccome veniamo, immagino quasi tutti, o comunque buona parte di noi, ha vissuto molto spesso sulle proprie spalle, per via di padri o di parenti, o per via di figli anche, quella che è la piaga dell'emigrazione, ebbene questo libro di quello parla. È un libro che, nonostante, come dicevamo prima, è stato pubblicato un po' di anni fa, alla sua terza edizione, ovviamente è inutile, non devo essere io a dirlo, lo si capisce subito e, tra virgolette, come dire, maledettamente, lasciatemi passare il termine, attuale, lo è per via dei tempi che stiamo attraversando, lo è perché in qualche modo conserva memoria storica di quello che è stato un passato che drammaticamente ai noi sta in qualche modo ritornando. E quindi voglio dire, anche per questo, e forse magari già solo per questo, è un libro di valore, un libro che andrebbe letto, che va letto nelle scuole e andrebbe letto a prescindere anche dalle scuole, perché se non altro, ecco, ci fa ricordare quello che i nostri padri, i nostri genitori hanno passato, hanno dovuto vivere. È stato un caso, perché questa iniziativa l'avevamo proposta per 2 mesi fa, poi per situazioni che non sto qua a dire, l'abbiamo dovuta spostare un'altra volta e poi un'altra volta ancora. Guarda caso però è capitato proprio oggi, ovviamente non l'abbiamo fatto apposta. Oggi sapete tutti che da tutte le parti si ricorda la giornata della Shoah, la giornata della memoria. E come dire, un passato drammatico che ci appartiene e che non dobbiamo dimenticare. Ecco, permettetemi questo parallelismo, però in qualche modo siamo qua questa sera a parlare anche di memoria. Certamente la professoressa Lina Di Giorgio Cavaliere saprà dirvi più e meglio di me il rapporto che ha questo libro con la storia e con la memoria, tanto più che come dire, le vicende di cui narra il libro, che appartengono a questo Luca Russo, l'emigrante in questione, attraversano anche un periodo di tempo particolare, che è quello della guerra, e che, ripeto, senz'altro poi la professoressa Lina Di Giorgio saprà dirvi meglio di me. Però ecco, è capitato proprio oggi, in questa giornata che ci vede ricordare, ripercorrere un po' quello che è il passato e quelli che sono stati fatti drammatici che non dobbiamo assolutamente dimenticare noi, i nostri figli e chi verrà dopo di noi. Così come non dobbiamo dimenticare quello che è stato il dramma dell'emigrazione. Io appartengo agli anni 50-60, nel senso che sono nato negli anni 50, ho avuto la fortuna di non avere in casa mia degli emigranti, però ho tutta la famiglia, da parte di mio padre e di mia madre, tutti gli zii, tutti i miei cugini, li ho visti uno per uno partire, come sicuramente è successo a tanti di voi. Quindi sia pure in maniera indiretta, ecco, ho vissuto questo dramma, insomma. Per cui io credo che sia importante, come diceva prima il sindaco, incontrarsi e parlare di certe cose, ma ancora più importante è incontrarsi e parlare di queste cose che ci appartengono e di cui dobbiamo conservare assolutamente memoria. Mi avvio alla conclusione, guardando, spulciando tra le varie cose, ho trovato una bella recensione proprio che parlava di questo libro. Ve la leggo, sono 4 righe, giusto per darvi il senso, se mai non si è riuscito, come dire, con le mie parole
ad entrare nei vostri cuori, probabilmente lo faranno queste parole che vi andrò a leggere, è una recensione, ripeto, che appartiene a questo libro, e dice questo: se hai più di 50 anni, ed è il caso che mi appartiene, che appartiene a molti, a alcuni di voi, se hai più di 50 anni, leggi questo romanzo di Fabrizio Felli, rivivrai gli anni della tua infanzia, sentirai nel cuore la nostalgia degli anni verdi, riecheggerà nel tuo animo lo spasimo delle difficoltà economiche della tua famiglia e il brivido di quegli anni che, illusi di patriottismo, ci facevano cantare la guerra come mezzo di purificazione e di sopravvivenza. Se invece hai gli anni belli della gioventù, prendi lo stesso questo libro e leggilo con avidità e fermati ad assaporare i vari fatti reali e vedrai quanto amaro era il pane degli anni 30-40, quanto era difficile la vita e come i ragazzi allora soffrivano in un silenzio pensoso, e si forgiavano al senso del dovere. Leggi e ricordati che il tuo benessere scaturisce da una fonte sacrificale, ove i tuoi genitori mollarono la loro giovinezza per rendere più bella la tua giovinezza, la tua vita. Leggi, ricordati e pensa che la tua libertà di oggi è stata conquistata col sudore e che il salto di qualità della vita gronda di eroici giovani che credettero nell'avvenire e si sacrificarono per gli ideali più nobili della vita. Ecco, io credo che con queste quattro parole sia riusciti, come dire, a dire poi quello che è il succo di questo romanzo di Fabrizio Felli, quello che lui in qualche modo ha voluto lasciarci come memoria storica, il libro, perché memoria storica lo è lui stesso, nel senso che per quella che è l'età che ha e per quelli che sono stati i suoi momenti di intervento, di creatività, anche tragici, mi diceva adesso, fanno sì che persone come lui possano raccontarci anche attraverso un libro, attraverso un romanzo, o laddove c'è la possibilità, come questa sera, di raccontarlo anche a voce, quelli che sono stati i momenti drammatici che ci hanno visti, che ci vedono oggi vivere, tutto sommato, come possiamo lamentarci quando vogliamo, vivere una vita, se non altro, decente, insomma, bella. Diceva qualcuno, scriveva qualcuno da qualche parte, che se abbiamo oggi l'opportunità di poterci riposare qualche volta all'ombra, è solo perché qualche tempo prima qualche altro ha avuto l'idea di piantare un albero. Ecco, Fabrizio Felli ha piantato nella sua vita molti alberi inteso proprio come fatti di vita e come fatti in ambito proprio di interventi sociali ed altro ancora. Voglio concludere, e concludo, con queste tre righe, ma giusto per dare ancora più senso a quello che è un aspetto storico che purtroppo ai noi del sud, un aspetto storico che ci accompagna da anni, da secoli, da quell'unità d'Italia di cui abbiamo l'anno scorso commemorato i 150 anni, quell'unità d'Italia che ai noi nel sud, insomma, spesso non ci ha trovati molto allegri. Ebbene, volevo leggere, lo guardavo prima mentre sfogliavo il libro, che ripeto ho letto un po' di tempo fa, ecco, mi è tornata alla mente questa cosa che, come dire, ha visti i nostri padri, i nostri nonni braccianti sudare sulla terra e che con la terra, e che oggi ci vede ancora, se non altro vedi i nostri figli, se non emigranti, ma col pensiero di dover abbandonare il proprio paese. Il verso, un brano molto piccolo, è questo: la fame e la disoccupazione aumentavano di pari passo e non si vedeva una via d'uscita. Anzi, una via d'uscita c'era, e non una
di vie d'uscita ce ne erano due: o andarsene, emigrare, cercare pane e lavoro tra gente che magari durante la guerra ti era nemica e oggi ti vede con cattivo occhio, con sospetto, con astio, oppure l'altra via di uscita, scendere in piazza per le strade e passare a via di fatto, ai ferri corti, con il pericolo di mettersi contro la legge, di andare a finire in galera. Ecco, questo brano, ovviamente, insomma, può anche non avere senso prendere un brano e strapolarlo così, però mentre leggevo, come dire, drammaticamente mi ha riportato alla mente le parole pronunciate dal grande Francesco Saverio Nitti durante un suo intervento alla Camera, quando ebbe a dire, parlando di noi e delle nostre terre, ebbe a dire meridionali, obbliganti o emigranti. Fatalmente, casualmente, Fabrizio Feli, in questo suo racconto, a un certo punto, ecco, è capitato, a pagina 85, ci riporta drammaticamente quelle parole di Francesco Saverio Nitti attraverso il suo personaggio, che a un certo punto dice: non c'è soluzione, o forse c'è, ce ne sono due: emigrare oppure ribellarsi e andare in galera. Obbligati o emigranti, e tanta gente, tanti nostri parenti hanno scelto agli inizi, alla metà dell'altro secolo, del 1800, di diventare, di farsi briganti per difendere la propria terra. Tanti altri nostri amici, parenti, concittadini hanno scelto l'altra via, quella forse meno dolorosa da un punto di vista fisico, visto la fine che facevano i briganti, ma se non altro altrettanto dolorosa da un punto di vista del distacco, quella dell'emigrante. Io ho concluso e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e prendo soltanto altri 30 secondi, non di più, perché praticamente avevamo invitato tra gli altri anche il nostro amico Don Michele Falcone, il quale non è potuto intervenire, se ne scusa, e ha mandato questo breve messaggio che adesso leggerò all'amico Fabrizio Pelli. Con la presente vengo a testimoniarvi il mio sentito ringraziamento per il gradire invito alla presentazione del vostro libro Luca Russo, l'emigrante. Vivissimi rallegramenti per questa nuova pubblicazione, davvero arricchente e stimolante per la problematica di alti valori sociali ed umanitari che esso affronta. Grazie per la bellissima manifestazione vissuta a Roma il 21 gennaio ultimo scorso, in occasione della 62esima edizione del premio Libro di Tempesta, organizzata dal Centro Nazionale per la Bontà nella Scuola, con la vostra preziosissima collaborazione, vostra, insomma, ovviamente un plurale maestatis, se riferisce all'amico Fabrizio, con la vostra preziosissima collaborazione come delegato regionale e membro del Centro Nazionale con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, che ha visto la partecipazione di numerose scuole d'Italia e la presenza di numerose autorità scolastiche, civili e religiosi nella Basilica di Santa Maria in Aria Cieli e nella Sala Protomoteca del Campidoglio. Con viva cordialità vi saluto augurandovi ogni bene nel Signore. Buona manifestazione a tutti, con stima e amicizia, Don Michele Falcone. Ringraziamo anche Don Michele per il suo intervento. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e, come sempre amo dire in questi momenti che ci vede uniti così, quasi come amici, anche in maniera intima, visto il luogo che ci ospita, presentare libri tra i libri, dicevamo prima con la professoressa Rina Di Giorgio Cavaliere, è il massimo che ci può capitare. E dicevo, come di solito uso dire, sono certo, sono convinto che anche questa volta usciremo da questo luogo certamente più arricchiti nell'animo e nei sentimenti proprio. Grazie. Io porgo il mio saluto a tutti quanti voi che siete intervenuti, ringrazio le autorità, la Pro Rocco, Gerardo Leonetti, Rosario Brescia, il sindaco,
è sempre vicino anche alle nostre manifestazioni. Io questa sera sono per presentare il libro, un libro che ho letto molto bene, visto che tutte le schede didattiche del libro sono state preparate da me, e quindi se questo libro poi da romanzo è divenuto anche uno strumento didattico e sta in molte scuole, ho collaborato proprio nel lavoro delle schede. Ed è questo un lavoro che a mio avviso bisognerebbe fare con tutti i romanzi, perché i ragazzi devono anche leggere, ma la lettura deve essere anche una lettura approfondita, una lettura dalla quale i ragazzi possano trarre degli insegnamenti. Ed è per questo che la scuola, io lo dico proprio nella introduzione, la mia introduzione al libro, secondo i decreti ministeriali, tutti i testi che entrano nella scuola, che vanno in mano ai ragazzi, dovrebbero avere questo corredo di schede, perché innanzitutto rendono più agevole la comprensione del testo, poi favoriscono anche l'esercizio linguistico e lessicale, oltre alla comprensione naturalmente di quello che i ragazzi vanno a leggere, e poi c'è il momento della riflessione, che non fa mai male ai ragazzi, perché imparano anche a riflettere. Io nella mia prefazione, che è rivolta, ho scritto per il docente, perché faccio riferimento proprio a come il libro può diventare uno strumento didattico. Dico che i ragazzi oggi studiano anche con internet, quindi molto materiale, molte ricerche si aiutano tramite internet. E lì c'è il pericolo, perché non tutto il materiale che va nelle mani dei ragazzi è adatto, non solo, ma non sempre risponde a verità, perché non materiale informativo, culturale, didattico che sta in internet non sempre è filtrato come il testo scolastico. C'è l'insegnante che dà la valutazione al testo e dice: questo libro va bene che sia adottato per questo anno scolastico. Quindi già i ragazzi navigano in un mare pieno di insidie. Se poi a scuola non diamo anche gli strumenti giusti perché possano imparare innanzitutto come si fa la ricerca, qual è il momento della riflessione, qual è il momento della stesura dell'elaborato, come si parla, come si comunica, non credo che lo facciano altre agenzie sociali. Se la scuola resta sempre quella più importante, è alla scuola che affidiamo sempre il compito primario di educazione e di istruzione dei nostri giovani. Io mi trovo qui quindi non soltanto perché ho curato anch'io l'aspetto di questo romanzo, anche se dal punto di vista didattico, però chiaramente l'ho dovuto leggere con molta attenzione, e poi perché da oltre un decennio conosco Fabrizio Felli e la nostra amicizia è un'amicizia che è andata avanti negli anni, non soltanto per una collaborazione nel centro Livio Tempesta, nell'Accademia e in altre iniziative che sono state portate avanti, ma poi è diventata anche una collaborazione per conferenze, per studi, per pubblicazioni. Quindi è una collaborazione che è fatta di stima, di rispetto, di amicizia, ma anche di lavoro nel sociale. Si parlava poco fa anche dell'ultima conferenza tenuta a Foggia per il centro Livio Tempesta, un convegno di 2 giorni che ha avuto un grande successo e che ha portato all'attenzione della città un tema ancora molto per quello che è stato l'anno internazionale del dialogo tra le generazioni, il 2011, l'anno che si è appena concluso. Innanzitutto, cosa posso dire di Fabrizio Felli? Dal punto di vista della sua personalità e dei suoi incarichi è stato detto molto. Io posso parlarne, come dicevo, a livello di amicizia. Di amicizia devo dire che c'è stata sempre veramente sintonia in tutte le iniziative che abbiamo preso, che abbiamo portato avanti, e che di momenti difficili ce ne sono stati anche tanti,
specialmente quando pensiamo di organizzare qualche convegno o qualche iniziativa che, come tutte le buone azioni, incontra sempre le difficoltà dovute, che però riusciamo poi a superare, e devo dirlo, perché ci sono anche tanti amici che ci aiutano. Quest'anno abbiamo avuto l'assessore Maria Ida Episcopo, devo dirlo, che veramente ha dato una grande collaborazione, assessore del comune di Foggia, una persona intelligente, molto preparata, che ha dato veramente un proficuo aiuto perché il convegno riuscisse, poi la direttrice del museo di Foggia, la dottoressa Fazia e così tante altre persone che si spendono nel volontariato e fanno sì che le buone idee che camminano con le buone persone, con le brave persone, possano produrre anche sviluppo del territorio e cultura, come diceva poco fa Rosario. Perché quella della cultura è un campo difficile, che soltanto quei pochi cirenei che credono veramente in quello che stanno facendo riescono a portarne peso e anche aiutati dal volontariato, perché credono in ciò che fanno, realizzare anche cose importanti. Diceva Rosario che usciremo arricchiti da questa serata, perché è una serata che sono ore trascorse in una biblioteca, trascorse a parlare di cultura e nelle quali cerchiamo di comprendere meglio non solo questo nostro tempo, ma quello che c'è stato e anche di capire bene dove stiamo andando, quindi il nostro futuro. Io ho detto a Rosario che la coincidenza con questa giornata, l'ha detto anche Rosario, è stata una giornata particolare, perché in effetti nel romanzo di Fabrizio Ferli si parla della Seconda Guerra Mondiale, dei bombardamenti a Foggia, quindi siamo nel periodo proprio più cruento della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che poi hanno portato quegli avvenimenti. Foggia ha avuto la medaglia d'oro perché ha valore civile, perché i bombardamenti a Foggia sono stati a tappeto, quindi sono stati tanti civili che sono morti in quel periodo. Ricordare, come ha detto anche poco fa Rosario, che i nostri nonni, i nostri padri hanno combattuto per la nostra libertà, è dovuto, perché ci consentono di avere quel tenore di vita, di godere della libertà, che forse alcune volte noi oggi, a cui forse oggi non diamo tutto quel valore che dovremmo dare, perché il bene primario, l'aria che respiriamo, è innanzitutto quella della nostra libertà. Poi vengono anche i problemi economici e tutti gli altri aspetti che certamente non dobbiamo trascurare perché sono importanti, però siamo già fortunati a vivere in un paese libero e ad avere la libertà di stampa, la libertà religiosa, la libertà di comunicazione anche delle nostre idee, anche se poi qualche volta ne abusiamo, però meglio una democrazia un po' difficile che è una dittatura perfetta. Cioè io penso che dobbiamo riflettere su questo. Abbiamo la libertà di esprimere una dittatura perfetta. No, perché potremmo anche dire che forse in altri regimi si sta meglio, ma noi preferiamo la nostra libertà.